Gay Sports. It's in the gay. L'abbiamo vinta una sola. Pensa un po'. L'offline è impossibile, cioè che cazzo. Comunque bisognerebbe giocare come biliardino, cioè che uno controlla l'attacco e l'altro controlla la difesa proprio indistintamente, se no non ce la fai. Mo la Ternana gioca senza esterni, quindi le vie centrali sono turate, sta a vedere. Bello. Vabbè, ma la Ternana pare tipo abbia la maglia di Babbo Natale, degli elfi. Sì, tipo quelli che prendono da H&M. Da dentro? Ah. Alla lavoro. Non te la colgono la porta. Madonna, ma non è possibile. Ma ogni tiro è un gol. Ogni tiro è un gol, incredibile. Ma se lo faccio io sto tiro, la palla se la piglia e se la porta a casa il portiere. Che cos'è sto squilibrio? Così si fa, vedi? Così, così. Mette in mezzo e si tira di prima. Bernabé! No. Vabbè, qui sì, qui era necessario. Dai, io questa l'ho portata a casa. E vabbè, però... No! Oh, tutti in rimonta li pigliamo, Tutti in rimonta, tutti i tiri da fuori area, tutti i tiri che il portiere non piglia manco per sbaglio. Mi sto cominciando a nervosire, Dio bestia. Mi sto cominciando veramente a nervosire. No, sei un pazzo. Però, hai capito, Krapika se le piglia tutte. Vieni qui, vieni qui. Buona? No, ma io non ci credo. Io mi rifiuto di crederci. Lunga e tesa. Questa è buona. Che mafia che è sto gioco? Oh, che nervoso. Ah, dai tiri. Dai tiri. Oh, ci facciamo a vincere l'ultima prima di staccare. Ah, sì, poi... A few moments later. Andiamo a fare colazione dopo poi. Appena la vinceremo. Per fortuna c'è ancora un po' di margine dal secondo. Il Cagliari. Voglio morire, il Cagliari. Oh, tu non lo sapevi, ma tutte quelle vittorie erano per prepararti a questo. Sì, ma vaffanculo, dai. Cioè, ma è impossibile fare gol, raga. È impossibile. È impossibile. Vai, pronta un'altra sconfitta? Andiamo. Mamma mia, ma poi questi qua che sono giocatori di Serie B, come cazzo tirano? Cioè, boh. Vieni. Ottimo. Oh, no, ora non lo dico che è la rinascita del Pisa questo gol. Non lo dico perché ho capito che porta male. Eh sì, poi... ma dai. Ora all'inizio ci ridi, ci scherzi sulle puttanate che fa sto gioco. Poi cominciano anche a frustrarti dopo un po', però. Cominci anche a romperti i coglioni. Da dentro? No, appoggiala. Gol. Oh, è incredibile. Kick of glitch. Intanto, kick of glitch. Cioè, io non ho parole. Ecco il gol del 2-1. Madonna. Dai. No. Fai due passi in più. Niente, un'altra partita che non si vince, è incredibile. Non ci credo. Beh, va bene, va bene. C'è la testa come Pinas e Ferb sto qua, lo sai? Ma cosa? Cosa? No. Ecco fatto. No, vabbè, ma una sfiga dietro l'altra però. Tanto piglieremo gol nel finale. Dammi retta. Oh, arrivano sempre in porta loro, Arrivano sempre in porta. Fa, dove cazzo vai col portiere? Madonna. Ma dove sto andato col portiere? Ah, io non l'ho mosso, non hai capito. Ma neanch'io.
Io c'avevo il difensore, come ho fatto a muovere il portiere? Mamma mia, che schifo. No, no, no. È rotto! Bella la mafia! Bella la mafia, zio! Bella la mafia! Che bella la mafia! Ma che bella! Che bella! Tiro a botta sicura! Ma che devo fare? Il power shot anche qui per far go, Dio bestia! Altare! Altare! Altare in velocità! Altare! Capito? Altare! Oh, cioè, facciamo a vincerne una, Dio bestia! Fratello della FIA. Silva, è il tuo momento. Il Qatar! Ma va a cagare! 2 mesi senza De Nayer. Bello. Col Benevento ti dico già che è persa. Te lo dico già. Ok, vediamo la mafiata adesso, eh. Vediamo come la pacchettano la mafiata adesso. E comunque non è possibile che nelle ultime 3 partite siamo andati sempre in vantaggio noi. Cioè, c'è qualcosa nel gioco per forza. Ok? Ok, E che c'ha? altra partita che andiamo in vantaggio. Vediamo come va a finire. Vediamo se ci becchiamo un altro kick off glitch adesso. Lo aspetto, proprio ti aspetto. Poi è anche vero che c'è da imparare a giocare in due, eh. Cioè, non è una cosa immediata che uno impara al volo. Ci vuole Ma tanto in soprattutto realtà. io. Dentro. Ok? No, vabbè, dai, è una barzelletta. È una barzelletta che non fa per niente ridere. Ma bloccala! Buona! Concludi. No. Ok, ho capito che il gioco non vuole che vinciamo. Non so dargli altre spiegazioni. Adesso prendiamo gol noi. Ah, lo No, no, sapevo! no, no. Scusami, questo lo voglio vedere. Non è possibile una cosa del genere, perché... Dove è passata? Cioè, hai capito? Hai capito? Ti ha fatto sbagliare un gol fatto, perché l'ha fatto, per poi far gol lui. Giusto! Che avido che è il gioco. Oh. Vai! Godo, cazzo! Cazzo, questo qui. CR4! Su! Cioè, ma che. Boh! Sì, Golletto. se si va in Serie A sarà un casino della Madonna! Dio se lo sarà. Piedi a X! Questo Seric che è entrato? Seric? Facci molta attenzione. Me l'ha messa nel culo all'andata. Bravo, Beruatto, bravo. Dà la palla dentro. Non Gol! c'è. No, vabbè, dai, ma cos'è? Ma perché non l'ha presa con le mani? Ci ha segnato un colore. Qua, dentro, dentro, dentro! La para. Cioè, hai capito che la para! Hai capito che la para da 1 metro! Ecco il gol! No, non ci credo, non ci credo. No, ma è Ma così, è così, è così, è così! È un gioco di merda! È un gioco del cazzo! È un gioco del cazzo! È un gioco della minchia! È un gioco del cazzo! È un gioco dello stracazzo! Ce ne faremo a vince una, Dio bestia. a quest'ora stavamo in divisione 1 nelle rival. Cioè, ma com'è possibile? Tutto è rimonta! Tutto è rimonta! Tutto è rimonta! 2 gol in 5 minuti! No, c'è il Sud Tirol, squadra buggatissima, Simo. Voglio morire. C'è Carretta contro adesso. Oddio, me lo ricordo bene. Ci sono i nazionali. Oi, lo crollo. Dobbiamo giocare con Pasusuli, come si chiama? No, Basuno è nazionale.
E chi ci abbiamo in porta, scusa? Dekic è un 61, auguri. Siamo rovinati, dai. Capone. Ma perché? Ma io te l'ho detto che sto gioco qua non funziona. Dai, ma non è vero. Ma non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Dimmi che non è vero. Cioè, ma non è possibile che non abbiamo mai meno di 3 gol a partita. Giusto contro il Parma perché abbiamo tryhardato da morire. Oh, Dio. Oh, Jacob. Cioè, che poi in realtà, cioè, ho fatto un tiro normalissimo. Ovviamente, anche il tiro più innocente di Obesta me lo deve. E la si piglia gol. Ma dove cosa è andato il portiere? Dove è andato? Ma dove è andato? Cazzo, ha ma fatto il portiere. Ma perché si muove da solo? Salvatomi. Il bello è che se non glielo fai far te, lo fanno loro. Cioè, se lo vanno a prendere il gol. Oddio mio. Fra un 61 te lo rivoglio ricordare. Sì. Cosa? Cioè, io voglio capire cosa tu hai fatto per fare questo fallo. No, mettiamone due in porta, Dio, perché quello qui. Va bene. Era gol. Cosa? Oh, che sta succedendo? Un harem! 350 persone a pressare! Incredibile! Che poi è bello perché sti qua attaccano 20, difendono in 20. Noi avessimo fatto partire un contropiede, ci sarebbero comunque stati uomini a coprire. Le parano tutte. Niente, è un, tiro, è un tiro al bersaglio. È un tiro al bersaglio, raga. È un tiro al bersaglio. Proprio, cioè, mi ha fatto fare il controllo. Poi quando tiro, no, non tiri. Bomba. Dovevo sbarazzarmi il difensore, l'ho fatto. E quando ovviamente ho passato la palla, kick off glitch. Dio mio. Raga, è incredibile, ogni tiro è un gol. Cioè, il gioco lo fa apposta. Non è credibile una cosa così. Ma come sempre questo gioco non capisce un cazzo. Ma mi pare onesto, no? Oh boh, io boh, non lo so. Godo, andiamo. Gol sbagliato, gol subito, vero? Vale solo per me questo. Vieni. No. Cioè, hai capito, vero? Hai capito? No, vabbè, no, 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 dai, non è vero. Non è vero. Non è vero. Dimmi no. Che non è vero e io sono più tranquillo. Cioè, dimmi che... Sono gol che non sbaglio. Cioè, dimmi, guarda, ti voglio prendere per il culo. Mettiti anima in pace. Allora lì capirei. Però così io non lo capisco. Io non lo capisco così, non... Io non lo capisco, su. Se ne è persa un'altra, oh. 3-1, 3-2, 4-3, 2-1. Ti sei chiesto perché? Ti sei chiesto perché tutti questi risultatini così? Bello, guarda la classifica. Cioè, io ho detto, facciamo la carriera, che così si sta più tranquilli. Sì, certo. Così ci rilassiamo, facciamo... Mamma mia, che schifo. Che schifo. Cioè, ma che schifo. Che poi sti qua non è... Cioè, loro fanno gol proprio nei momenti più adatti per fare gol. Buono. Buono. Dai. Uno. Dopo questa mancano 4 partite di campionato alla chiusura. Sì. Vai. Campo libero. Sì. Che culo.
Che bucio di culo, però. Questo è proprio culandia. Gol! Lo sapevo! Lo sapevo troppo! Lo sapevo troppo! Quando tu vedi una minchiata dei tuoi giocatori dici ok, è la volta buona, lo pigliamo. Tutta tua. Sì, beh, vabbè. Cioè, ok. Chiedi a X. St'altro, sei rotto. Non ha sbagliato, ti prego, non ha sbagliato. Non voglio commentare. No, mi astengo anch'io. Dati partita, voglio ridere un po'. Tiri 3-1. No. Allora, che è un gioco di merda, è una teoria complottista anche quella? Vabbè, che è un gioco di merda, lo sappiamo. Ecco. La difesa dov'è? Però ovviamente quando è tirato te... Dai, non mi far parlare, per favore, non mi far parlare. Non ha senso. Ah, certo che ha senso, perché sai la squadra. Sai che c'è, mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo, sai? Adesso siamo secondi, vero? Giusto, giusto, siamo secondi, giusto. 8 sconfitte, che vergogna. Vabbè, stacchiamo qua, guarda, mi sono veramente scassato, sì, sì, i coglioni. Ne parliamo dopo. The next day. Ok, abbiamo 4 partite a disposizione per rimettere in piedi tutta la baracca. E Pisa-Cosenza. Cosenza, attenzione che l'altra volta, all'andata, ce la mise abbastanza nel culo. In realtà ci provò, perché andò in vantaggio ben 3-0. E poi, bene o male, recuperammo tutto quanto. È il momento di prendere in mano la situazione. Per fortuna la scorta di punti che ho fatto è servita. Bravo. Fallo. Qua. No. No. No, CR4, no. CR4, no. Ecco. Ecco, un altro a terra. Ecco, espulso, godo. Godo. Va dentro. Sono stato coglione io qua. Sono molto coglione io. Coco. Bruco. Mukoko. E namo. Yusufa. La rinascita del Pisa. Questa volta posso dirlo. La rinascita del Pisa. Che esultanza. Boh, vabbè. Boh, vabbè. Andiamo avanti, va. E qua il Cosenza è rimasto in 10. Non c'è più scuse, ragazzi. Ok, il Parma sta facendo 0-0. E questo è il risultato che potrebbe essere golosissimo. Grazie mille! Grazie mille, attaccante del Cosenza! Yusufa 2-0! Grazie mille, posizione totalmente irregolare, però la palla è stata data da un retropassaggio molto molto rischioso. Numero 8, minchia, anche bello, perché l'avesse fatto verso il suo compagno sarebbe stato tipo top. È arte sto passaggio, neanche con Dobbia contro il Chelsea. Un coco. CR4, no, ha fatto gol. Buona e regolare, su fa regolare. La chiama CR4. Andiamo un po' a chidarla. Lui, a Vega, 3-0, vamos. Dai, è vinta, 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 è vinta. Diamo il risultato, 3-0, vamos. Il Parma ha vinto 2-1 con la Regina, che palle. Come siamo terzi? A 3 partite dalla fine, ragazzi, è bruttissima questa cosa. Non mi dire che dobbiamo giocarci playoff, perché non è vero. E tra l'altro gli scontri diretti li abbiamo anche finiti. Comunque Rus se ne va allo Sheffield United, almeno mettiamo dentro 2 soldini. Abbiamo il Cittadella adesso, ma adesso, ripeto, non dipende più da noi. Tanto basta anche arrivare secondi. È vero che terzo ti giocheresti dalla semifinale in su, però se si potesse, diciamo, evitare, schifo, schifo, schifo non farebbe. Comunque 1-0, sempre Yusufa, 3 gol in 2 partite, ragazzi, ci stiamo ripigliando, ci stiamo ripigliando. Il fatto di non giocare più in 2 mi sta risollevando alquanto. Solo che in 2 mi ci devo veramente abituare a giocare, raga. Rodriguez. Rodriguez. CR4. Rimane lì. Al Mukoko.
CR4. Scusate, non ho capito. Ah, sì, ok, CR4. Vega, CR4! Stop e tiro, 18 minuti, 3-0 Pisa. Mamma mia. Dai, 4-0 chiudo, dai. Bruco, 4-0. Giusto così. Va a saltare sotto la curva che c'è una casa. No, beh, questo è bellissimo. Questa è da premio Oscar. Va il risultato. 4-0. Benevento e Parma vincono. 2-0 tutte e due. Bene. Rimangono due partite. Basta che pareggino, eh. Ma penso, raga, che le vinceranno tutte e due. Abbiamo buttato al cesso la qualificazione, ragazzi. Però devo dire una cosa, dai, dal lato è anche figo, perché se no non ho mai giocato i playoff di Serie B. A parte che non avevo mai giocato la Serie B in vita mia tranne una volta. Vabbè, ma era tipo FIFA 13, è tutta un'altra cosa. Bruco, 1-0, vamos. 6 minuti, oh raga, pem. Tanto stesso livello con cui stavamo giocando in due, non ho preso neanche un gol. Oh vabbè, Esteves. Yusufa. 2-0, dai. Ma davvero questa è la stessa difficoltà con cui stavo giocando prima d'ora? Boh, vabbè. Bruco. Yusufa. CR4, 3-0, Bruco, CR4 e Yusufa, cioè la perfezione. E anche questa è andata. Finisce addirittura 4-0 e Bruco fa un altro gol. Devono ancora giocare, mamma mia. Siamo secondi. Attenzione. Basta vincere l'ultima. Benevento dovrebbe perdere, ma possiamo andare in Serie A come secondi, attenzione. Non avrei mai pensato di conquistarmi la Serie A all'ultima giornata, però è quello che sta per succedere, quindi ok. E qua me la dovrò giocare tutta. Rus venduto. E Steves tornerà al Porto. No. Genoa, Pisa. Non c'è spazio per niente. C'è solo spazio per andare a trapanare tutti. Tra l'altro, bruttissimo ricordo il campo del Genoa, perché... Perché ragazzi, tipo al primo o secondo episodio della carriera scorsa, mi ricordo che venne a giocare qua col Genoa e tipo persi 3-1 e presi una scoppola col Venezia, ma ricordo ancora, presi tripletta da qualcuno che non ricordo chi fosse, che questo era Salah, però vale. Nagy è buono. Bruco! Chi l'apre se no? Chi l'apre? L'apre lui, no? Giusto così. Prima azione, primo inserimento, primo gol del Bruco. 1-0. Attenzione a questo sinistro, Vasilic. E questa, raga, mi toccherà giocarla tutta, anche perché non so se c'è tipo una specie di pseudo promozione alla fine. Comunque, l'arte che ho nel finire i campionati come secondo è solo mia, eh. Oh, 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 oh. Zero. CR4. Ranocchiella per lui. CR4. Cristian Rodriguez. 2-0 al 35esimo. Buona. Sabelli. Ecco il gol di Massimo Coda. Accidenti. CR4. Vega. Boom. Ci arriva Bruco, di giustezza, kick off glitch dopo tutti quelli che mi ha fatto, è meritatissimo, 3-1, dai. Con lo sponsor gruppo PAM sulla manica sinistra, mi sono accorto adesso. E pepe, qua la munisci. Eh sì. Rodriguez. Bruco, è regolarissimo, non alzate le mani, la tripletta del messicano. 4-1. E vabbè, questa partita, ragazzi, ormai c'è. Più che una formalità sto fine campionato. Mamma mia, che noia. Attenzione a Yeboah, no, è partito. Grande Vaslo. No. Che gol ha fatto Coda. Ma cosa esulti che perdi 4-2. Ma cosa esulti. Dentro. Mamma mia, che gol che stava per venire.
No, no, grande, grande, grande. Oh, cioè, tornato a parare, incredibile. Coda. No, ragazzi, no, ragazzi, no, ragazzi, no, ragazzi. No, ragazzi, all'ultima di campionato no. All'ultima di campionato no, eravamo 4-1. Tripletta da Coda, boh. Misteri del calcio. Non ci voglio credere. Mamma mia, Yeboah. Bernabé. Vega. Chiudila. Chiudila. Non, l'ha sbagliata apposta, raga. È destro. Lui è destro. Perché cazzo l'ha fatto tirare di sinistro? Bernabé. Oh. Andiamo. Andiamo in Serie A. Andiamo in Serie A. Andiamo in Serie A, ragazzi. Andiamo in Serie A. 4 gol di Bruco. Incredibile, ragazzi. Che campionato ha fatto sto ragazzo. Andiamo in Serie A. Così, così, cazzo. Altro, la difesa, dai, era spaccata in due. Non c'è celebrazione né niente. Fatto bene a giocarla fino in fondo. Arriva la promozione, ragazzi. Che poi quelli del Genoa piangono, ma lo sapevano che non potevano andare in Serie A direttamente. Cioè, non era tipo una finale questa. Ma non mi dire che il Benevento ha perso e andiamo in Serie A per primi. Non ci credo, raga. Il Benevento ha perso e andiamo in Serie A per primi. Godo. Godo. Ma godo, raga. Godo. Capitan Beruatto, alzala al cielo, cazzo. Godo. Il Benevento ha perso l'ultima. No, bellissimo. Grande Bruco con 4 gol. Risolve questa partita. Ha proprio il finale perfetto. Il finale perfetto. Il finale che tutti vorremmo. Vabbè, le animazioni sono sempre un pochino quelle, eh. E andavano giocate queste ultime 4 partite. E ci siamo guadagnati la Serie A. 5-3, che risultato. Mamma mia. Adesso tifoseria e dirigenza, smettete di odiarmi, vero? Adesso gli leccate i piedi da acciughina. E andiamo in Serie A. Dekic va all'Ingolstadt per 0 euro. Va bene, chi se ne frega. Premio torneo 1.600.000, wow. De Nayer è ristabilito. Dekic in partenza, nazionale dell'Ucraina. Ciao. La Roma ha vinto il campionato. Cosa? Allora, Esteves purtroppo torna indietro. Nazionale del Ghana. Cosa? Andiamo un po' a curiosare gli altri campionati, va. Allora, ragazzi, quello che ci interessa è la Serie A, che ha vinto l'Inter. Ha più 2 dal Milan. Aspettate, ma questo, cioè, dovrebbe essere il contrario. Ok. In Serie B ci sono andati Cremonese, Lecce e Spezia. Praticamente due ne ha promosse. Mentre invece il Monza ha fatto un super campionato. Wow. La Champions League devo vedere da qua. Classifica. Tanto in Serie A ci siamo andati noi. E il Parma. Il Benevento, perdendo l'ultima, è schizzata ai playoff. La Coppa Italia l'ha vinta la Roma. Ecco cosa festeggiava. Semifinali Benevento, Genoa, Cagliari, Bari. La Supercoppa la vinse il Real Madrid col Francoforte. La Champions League ha vinta il Real in finale col PSG. L'Europa League va al Borussia Dortmund, che vince 4-3 in finale con la Roma. E la Conference va al Villarreal, che batte il Nizza. Super spicy, raga. Ok, siamo arrivati all'ultimo giorno prima della nuova stagione. Terminiamo la stagione, ragazzi. Riteniamo che abbia svolto nel complesso un lavoro soddisfacente. Ok, adesso c'è da scegliere un nuovo stadio. Eh sì. Vabbè, qua tutta la gente che parte. 3 milioni e 9 sto torneo. Subito. Di budget quanto abbiamo? 18 milioni. Va. Poteva andare peggio. Stadio di casa. Ok, risiamo qui con la ruota della fortuna, raga. E come sempre andremo a esclusione. Allora, raga, siamo rimasti con 5 stadi. Adesso se ne va. No, 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 no. Sì, se ne va al Town Park. Perché, ragazzi, c'ho questa sessione del Sanderson Park, che arriva come la stagione scorsa in fondo e poi viene eliminato. Però non è stato ancora eliminato, ma viene eliminato adesso. Che palle. Comunque rimangono il World Stadium, che era il vecchio stadio della Juventus, insomma, abbastanza grande. Rimane l'Arena d'Oro, che è piccolissimo, insieme al Crown Lane. A questo punto spero nel World Stadium. E ci posso ancora sperare, perché va in finale con il Crown Lane. Cioè, praticamente, raga, il World Stadium c'ha 42.000 posti
E il Crown Lane, mamma mia, ce n'ha 24.000. Speriamo bene. E ci accappariamo il World Stadium, dai. Allora, siamo qua per il colore stadio. Shuffle e via. Il primo che uscirà sarà lui. Viola e nero. Curioso. Per quanto riguarda i seggiolini, shuffle. Vediamo chi esce. Blu intenso, giallo. Blu intenso. Mi piace molto. Mi piace molto come sta venendo fuori questo stadio. Si sta ripagando della ciofeca che è venuta fuori l'anno scorso. Modello, linea da gioco. Diagonale verso sinistra. Ok. Colore linee. No, il bianco no. Dai, le linee classiche. Colore campo, dai. Illuminami qui. Verde giungla. Ok. Siamo arrivati alle reti. Shuffle. E vamos. Nero, rosso, verticale. Meglio di così non poteva andare. Poi le reti, ragazzi, saranno triangolari e esagonali. Ok, il nuovo stadio dovrebbe essere questo. Che non è per niente male, eh. Anzi, per la prima stagione in Serie A è perfetto.